Sì, dal punto di vista simbolico rappresenta un grossissimo investimento in termini non solo economici, ma anche di adeguamento delle, anzi, di implementazione dell'infrastruttura ferroviaria che Regione Lombardia ha fortemente voluto e che Ferrovie Nord ha sicuramente sposato appieno. Si tratta di un investimento consistente che da qui al 2022 vedrà l'acquisto e la messa in servizio di 161 treni nuovi. Sono Le principali caratteristiche di questo treno? treni assolutamente nuovi anche dal punto di vista tecnologico, soprattutto dal punto di vista della dotazione motoristica, perché sono molto vicini alla tecnologia del treno, per così dire, metropolitana, quindi non solo motori endotermici, ma anche a ricarica energetica. Quindi, voglio dire, anche da un punto di vista del contenimento energetico e dell'ecologia, sposano in pieno la filosofia green di Ferrovie Nord.